Bambini e bambine, mamme e papà, anche oggi sono qua per consigliarvi una bella storia da leggere insieme. Oggi nella libreria di Orto Teatro ho trovato Art e Max di David Wiesner. È una storia molto divertente. Beh, non è una storia soltanto da ascoltare in realtà, ci dà degli spunti per poter giocare e disegnare insieme. Basta seguire quello che fanno i due personaggi. Art è molto serio, si chiama Arthur in realtà. A lui piace dipingere le cose così come sono. E Max? Beh, questo non ve lo dico. Lo ascolterete nella storia. Buon divertimento! Oggi leggiamo Art e Max di David Wiesner. Attento, Max! Ehi, Art! È bellissimo! Il mio nome è Arturo. Anch'io so dipingere Arturo. Tu, Max, non essere ridicolo. Allora... me ne vado. Oh, va bene. Basta che non mi stai tra i piedi. Arturo? Cosa posso dipingere? Beh, puoi dipingere me. Ah, te? Davvero? Ma cosa stai facendo? Me! Ti dipingo! Ta-ta! Cosa ne pensi? È semplicemente ridicolo! Oh, dai, girati! Manca l'ultimo tocco! Max! Wow! Oh, Max! Cosa hai combinato? Aspetta un momento, arrivo subito. Mi sento strano. Ecco,
Bevi un po' d'acqua. Ne prendo dell'altra. Oh! Aspetta, Art! Mi chiamo Arturo! Non andare via! Arturo? Oh oh! Bel guaio! Idea! Ecco, ci vuole qualche dettaglio in più, direi. Piccole parti appuntite, come queste. O forse anche queste. Ecco. Ecco, com'è? Beh, abbastanza accettabile. Ma stai dimenticando il piede destro. Torno subito! Ma Max, torna qui! Non hai finito! Arrivo! Cosa vuoi fare? Non ti muovere, Arturo! Fantastico! Sì, sì! Art! Dipingiamo ancora? Beh, va bene, Max. Cominciamo! Dipingere? Idea!